Ben ritrovati, cari amici, cari followers. Siamo tutti qua a distanza di sicurezza, ma vi abbracciamo, siamo pronti a riaccogliervi tra le nostre grazie più intime. E siamo qua oggi riuniti dopo sostanzialmente 3 mesi. Infatti siamo anche leggermente commossi, vedete il Big è Sì. commosso. No, il Big è solamente malato di Covid. E noi siamo degli eroi per cui, Esatto. oppure, no! Finita. Oppure, come dire, degli untori. Però l'importante è che siamo di nuovo qua per parlare dei top e dei flop del lockdown. Sigla! Allora, io ci tengo a specificare il fatto che sono stato costretto a venire qui con la forza, con i guanti, però con la forza. Non volevo perché io stavo tanto bene e questo è il mio top del lockdown, che io stavo tanto bene in casa a farmi i cazzi miei. Con le live va benissimo perché le live, ok? Però senza contatto con estranei e esterni come questi due lo schifi. No, comunque io concordo, è stata una delle mie cose più positive il fatto che veramente non ho visto la gran parte dei pezzi di merda che ora da un paio di settimane a questa parte incomincio a rivedere per strada, a giro, non voi, proprio la gente, io odio proprio la gente, mi fa schifo la gente, quindi si stava meglio quando si stava peggio veramente a questo giro, si stava meglio il lockdown. Quindi Giuseppe, ridacci il lockdown. Sai già cosa fare, Giuseppe? Se no finisce come Ilari, che specifico, Ilari è stata sanificata. Tutto Tutto sanipiato, qua è tutto sanipiato con sanificato. olio di gomito E di ricino. e di E di ricino. vasellina. Perché quella non basta Perché mai. è vero, tanto a cascata di ricino poco. E allora vado io col mio Vai, top, vai, vai. che è The Last Dance. Michael Jordan. Questo era un sigaro intero, l'ho fumato tutto praticamente perché c'è stato un take. Ovviamente che non avevamo preso l'audio, come Sì, spesso ci dove? capita. Alla vecchia. Successo Sì, delle cose incredibili. davvero è successo di tutto. Draghi. Comunque, bellissimo Mario. The Last Dance, grandissimo capolavoro. Io amo Michael Jordan. Signor Michael, ingravidami. Ti prego. C'è qualcuno però che non la pensa come il nostro amico Fred Uomo. Dico bene, biga? Ah, va bene, ok, subito sì. Ma Sì. dimmi prima perché a te te garbajò The Perché? Jordan Dance. Perché mi ha motivato, cazzo, finivo le puntate, ma alzavo dai divani schippalto con la bava alla bocca. Voglio essere come il signor Michael, Chiamavi un personal trainer, sì, facevi delle live, le mettevi su voglio sbranare internet. l'avversario. Sì, infatti in questo lockdown credo di aver perso dai 3-4 kg buoni. Sono pronto, Michael, per venire con te, per reggere la tua pressione mentale e vincere altri 3 anelli insieme a te. Perché so che tu anche a 59 anni, quanti cazzo ce n'hai, potresti inculare ancora chiunque. A sangue. Porca maiala. Ok. No, a me The Last Dance non è piaciuto, anzi l'ho droppato perché dopo un pochino, dopo che ho visto 5-6 puntate, mi aveva un pochino rotto il cazzo. Sì, era diventata un po' una routine in casa del lunedì, ci mettiamo a cena, si guarda, va bene. La 3 e la 4 mi sono garbato perché si parla di due persone che mi piacciono molto e che stimo. E apprezzo moltissimo. Si è andato veramente troppo poco a fondo sulle cose perché si parlava di Chicago Bulls. In teoria è stato, come al solito quando si fanno questi discorsi, uno solo dedicato al buon Michael Jordan. E se la gente è contenta così, va benissimo. A me non è piaciuta. Lato positivo, come prima si chiacchierava, diceva Ettore, è che
ha avvicinato tante persone, probabilmente non soltanto al vintage basketball, ma a quello che si giocherà, speriamo presto. E magari questo è il lato positivo, e quindi potrebbe diventare un top. Ammesso che l'unico documentario che io foraggerò personalmente, come ha fatto il signor Michael, è quello dedicato all'incredibile storia di NBA Week, esatto. E le sue i suoi segreti nascosti, che perché, gireremo ora, subito che dopo. Comunque ha un costo importante da sostenere, ma che io non, cioè non è un ostacolo per me, perché come anche la P2, tutti i vari segreti italiani, anche NBA Week va svelata. E oggi vi riveleremo i segreti nascosti di NBA Week, di tutti i retroscena, cose che voi nemmeno vi immaginereste, roba che il flu forse game, se le immagino. Roba che il flu game in confronto è acqua alle rose, distillato di petali. Comunque, a proposito delle spese per produrre questo documentario, se ci date una mano, insomma, noi, insomma, soldi, se ci vuole dare un po' di soldi, ragazzi. Anche perché questa terrazza è affittata, come il signor Michael affittava le case per girare le Last Dance, noi affittiamo, ora ve lo diciamo, cioè tutti i locali che abbiamo girato li affittavamo, e anche questa terrazza è stata affittata. E uno dei flop della quarantena per noi sono state le bollette, per questa ragione, perché non sa più soldi per pagarle, quindi abbiamo visto che è freddo, senza acqua, senza potersi lavare le mani. Siamo dei survivor, cazzo. Bear Grylls. Ma passiamo ai flop, allora. Ah, i flop, è vero. Sì, mentre The Last Dance sta un po' in non in mezzo, i flop sono la gente, cioè il loro bisogno spasmodico di dire sì, esisto anche io, e quindi l'approccio veramente malato e maniacale che hanno avuto nei confronti dei social, dirette, cose così, naturalmente non quelle di NBA Week, le cazzo di videochiamate, no, quelle lì. Merda. E poi la gente che si allena col personal trainer in diretta, tra l'altro un grande personal trainer, ma te, amico mio, c'è una roba vergognosa, a tratti imbarazzante, mi sono veramente asciugate le gonadi, ritirato lo scroto mentre ti guardavo. Perché? Boh, come diceva Socci. E poi, fine di tutta, fine più o meno della storia, ora che ci si può rivedere. Sa per quanto? È per poco, è quello lì il mio flop, perché? Vabbè, appurato che a me mi garba sta in casa e ho trovato la mia dimensione per starci bene. Però c'è la gente, io venendo qui sto a pochi passi, però ho visto veramente la gente fare il grandissimo cazzo che gli pare, fregandosene altamente, distanze di sicurezza veramente non mantenute, cosa che noi stiamo facendo alla fine. Per questo siamo all'aperto, ci possiamo io permettere. Io ho i bracci di 87 cm, me li sono misurati perché io sono maniacale. Ok. Quindi è va più bene. E niente, quindi questo è il flop, che tra poco risiamo da capo, secondo il negativista. E anche io sono un pessimista, tra l'altro me la sono vissuta veramente, soprattutto i primi 20 giorni, ancora prima del lockdown, forse ero un paranoia pura. E il flop vero, ma anche un po' un top, perché secondo me se si sopravvive a tutto questo ce lo ricorderemo per sempre, è stato quel giorno, non so se vi ricordate, quando il Papa ha fatto la messa speciale in questo San Pietro vuoto con tipo il nero, un momento incredibile, io ero veramente terrorizzato, tra l'altro è stato il giorno dove c'era quasi 1000 morti in Italia, un momento iconico. Quando poi è arrivato Palpatine lì pronto per sfidarlo, stavo momento bello. Iconico. Bei combattimenti. E io ho scoperto che non riuscirò probabilmente senza l'abnegazione che ci metteva Michael a fumare 7 sigarette al giorno, perché ho fumato questo, ragazzi, in quanto in 10 minuti e sto veramente arrivato. E ora chiamiamo l'ambulanza. Check. Sì, sto veramente si punta alle barbe. Si punta e color salamandra negli occhi. Sì, tra l'altro io le lucertole c'erano tipo gialli. Sì, che con l'oculista ho avuto delle peripezie in questo periodo, ma lasciamo stare. Diciamo che ci avrò speso un po' 300 euro. Quando ci fai vedere l'occhio bionico alla termine. Per questo è il porto d'occhiali. Vabbè. Ragazzi, quindi questi erano totalmente a caso i nostri tops e flops. Come sempre. Ci vediamo alla prossima e Commentate, subscribe, be subscribed. Seguiteci su Instagram, perché poi insomma abbiamo tre appuntamenti distinti con tre personal trainer diversi. Saremo live, insomma, andatevi a recuperare live meravigliose con Piacentini, Gennari, Molinari, Pratesi, Chiacig. Quindi non uscite di casa, ma guardate. Sì, esatto.
guardateci, amateci, masturbatevi sui nostri video, su Federico Buffa. E nel frattempo c'è un colombo che viene, ma ci visita, una roba un po' linciana se vogliamo, e su questa chiusura di poesia e di anche se vogliamo di architettura delle fioriere altissima. Così, io ho guardato troppo Guzzanti in questo, io sono questo pronto, lockdown. Io sono pronto per il 118, pneumologia dopo questo. Ci vediamo, spero, si, al prossimo video. Si va a portare il ragazzo all'ospedale. Ciao ragazzi. Buono, ciao.